Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di un mio nuovo programma di allenamento che ho reso disponibile sul mio sito, che si chiama Viking Power. E nel video di oggi voglio regalarvi la versione base, cioè l'idea che c'è dietro. Poi, se a qualcuno piace, può acquistare la scheda e avere le sue belle 12 settimane di programmazione. Se uno vuole provare ad allenarsi in autonomia in questo modo, liberissimo di farlo con le linee guida che vi darò oggi. Quindi, in cosa consiste questa scheda basata solo ed esclusivamente sull'uso del bilanciere? Ne parliamo oggi, dopo la sigla. Ho pensato di fare una scheda basata interamente e solo sul bilanciere, ispirato molto semplicemente alla storia appunto dei vichinghi, dicevo, perché ci sono tantissime leggende che si basano sulle prove di forza vichinghe nel sollevare pietre. Quindi se voi cercate su internet troverete ad esempio la famosa Yggdrasil Stone, che era una pietra che si dice fosse la porta di un recinto, quindi solo il suo fortissimo fattore o la figlia del fattore, sembrerebbe 180 kg di roba, potessero sollevarla. Ci sono sulle coste islandesi, pare, un set di pietre che in base alla propria forza, in base alla pietra che si sollevava, nella società si aveva un determinato livello, si passava da quella da 23 kg fino a quella da 150 e così via. Quindi all'epoca c'era solo la pietra da sollevare e quella era la prova di forza. E mi sono detto, perché non fare una scheda per chi invece ha solo il bilanciere da sollevare e vuole dimostrare di essere forte solo col bilanciere. Quindi ed eccoci qua. La scheda è un po' diversa da una che vi ho proposto in passato, proprio perché appunto è basata solo sul bilanciere. Quindi ci sono le trazioni come esercizio per la schiena, perché ho detto, se qualcuno ha solo un bilanciere, tendenzialmente ovviamente a panca rack, e nel rack può fare trazioni, e se non può fare trazioni, meno che vada, mette il supporto più in alto possibile e usa il bilanciere per fare trazioni. Questa è la logica dietro. E come ho diviso la scheda? La scheda è piuttosto pesantuccia, perché ogni seduta c'è una variante di squat, una variante di plank, una variante di stacco, un esercizio per trazioni e un esercizio per le braccia, un esercizio di trazione, rematore, eccetera. Ed è così divisa. Allenamento A, focus squat, quindi lo squat è l'esercizio pesante, l'esercizio base, quindi se voi fate squat ai bar fate questo, se fate squat low bar fate questo. Poi c'è una variante di plank, una variante di stacco e trazioni e bicipiti. È un esercizio per l'addome a piacere. Scheda B, abbiamo panca come fondamentale, quindi di nuovo panca da gara, chiamiamola, con una variante di squat. E qui ho messo non una variante di stacco perché penso sia pesante tre volte a settimana, ho messo un rematore bilanciere, quindi abbiamo un rematore Penley, rematore bilanciere presa supina, presa prona, quello che volete. È un military press, perché sennò nella scheda stava fuori, quindi ho preferito mettere un esercizio di spinta sopra la testa. E poi abbiamo tricipiti e un esercizio per il core. Giorno C, giornata focus stacco, poi abbiamo una variante di panca, una variante di squat, di nuovo trazioni, magari prone qui se la prima volta le fate supine o viceversa, gli anelli, cioè fate un'altra variante di trazioni, bicipiti, addome. Questa è la scheda, questo è lo spirito, questa è la linea guida base. È la scheda totalmente ad autoregolazione, quindi ovviamente per come l'ho impostata io sono 12 settimane, quindi le prime 4 settimane fate ripetizioni 5-8 circa, il secondo blocco, quello di intensità, fate 3-5 ripetizioni circa, l'ultimo blocco 1-3 circa. E fate ogni sessione, per ogni esercizio, 3-5 set, autoregolazione totale, che quindi permette di creare una scheda nel modo migliore in assoluto, in base a quello che voi volete fare. Facciamo un esempio, seduta A, possiamo fare 3-5, facciamo set di 6 ripetizioni di squat, 3-5, scelgo io. Sono in ipocalorica, ne faccio 3, sono in ipercalorica, va bene 5, sono in via di mezzo, magari faccio 5 set di squat, 4 set per la variante di panca, 3 set per la variante di stacco, 3 set di trazioni, 3 set di curl. Cioè, posso fare o 5 set di curl, perché mai lasciare dietro i bicipiti. Insomma, si può fare quello che si vuole, autoregolazione totale. Quindi se state mangiando tanto, ci sta a fare più volume, però ci sta anche calarlo. Se vedete che state facendo troppa fatica o è pesante la scheda o la prestazione cala, così come ci sta invece aumentarlo se vedete che reggete botta. Quindi totalmente autoregolabile.
così come sono autoregolabili complementari. Io ne ho scelti alcuni ovviamente nella scheda, però vi mostro qui ad esempio la tabella di sostituzione dello squat. Potete scegliere l'esercizio che più vi piace per sostituire lo squat. C'è anche la stessa tabella per la panca e c'è la stessa tabella per lo stacco, quindi la scheda è altamente personalizzabile. Quindi anche voi, se volete crearvi la vostra scheda, basatevi su questi esercizi per scegliere un complementare da inserire nelle varie giornate. Quindi autoregolazione totale sia a livello di intensità, sia a livello di volume, sia a livello di complementari. Solo esclusivamente bilanciere, non c'è neanche un manubrio, quindi se vi allenate a casa, se vi allenate in palestra ma vi piace usare solo bilanciere o per qualsiasi altro motivo volete una scheda old school che sia veramente solo esercizi pesanti, questa è la scheda che fa al caso vostro. Spero quindi che come impostazione vi piaccia. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento. Il link ovviamente per acquistare tutta la programmazione lo trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.